Bene, buonasera a tutti, i presenti in sala e online, lo streaming in Zoom. L'ennesimo incontro all'Associazione Rosmini, presieduta dal filosofo Claudio Pugnoli, che ringraziamo anche per la predisposizione, insomma, questo folto programma anche legato alla poesia. Siamo all'interno del percorso titolato La poesia così inutile e così necessaria. E oggi presentiamo la realtà associativa di Versante Ripido, una delle realtà di promozione della poesia più attive nel panorama italiano, in quanto diciamo, sviluppa con delle proposte di critica, scavo, poetico, narrativo, varie sezioni con vari collaboratori che sono a loro volta autori, scrittori, poeti, eccetera. E poi redige anche una fanzine, una copia all'anno, cartacea, ma da un paio d'anni anche promuove un importante premio letterario. Ecco, si tratta di Versante Ripido, una realtà appunto che ha l'epicentro a Bologna, ma che ha collaboratori appunto da tutta Italia. Ecco, allora abbiamo il piacere di avere con noi qualcuno, un campione, diciamo, di loro, altri insomma che per motivi di lavoro, eccetera, non hanno potuto essere, ma ricordo che questo incontro, come tutti gli incontri dell'Associazione Rosmini in Trento, è video registrato e quindi tra domani e dopodomani già ci sarà il link all'interno del sito e quindi potrà essere rivisto. Ecco. Allora io inizierei con Paolo Polvani e poi arriverà anche Claudia Zironi, perché sono i due fondatori, e tra i due fondatori, assieme a Manuela Rambaldi, di Versante Ripido. Ecco. Saluto e ringrazio Paolo Polvani, barlettano di Barletta, dove anche vive, insomma, tanto si sposta anche in altre realtà al nord dai nipoti, insomma, ha pubblicato vari libri di poesia, tra cui Una fame chiara, Cucine abitabili, Il mondo come un clamoroso errore, Pietre vive, L'azzurro che bussa alle finestre, Miracoli del giorno, che è l'ultima raccolta, no? Del Ecco, allora cura la rubrica appunto nel blog di Versante Ripido, A Tentoni nel buio. Allora, Paolo, parlaci un po' tu brevemente della genesi, di Versante Ripido. Sì, dunque con Claudia ci conoscevamo già da qualche anno. Eravamo impegnati in una. C'era un progetto che si chiamava Autori Editori, di mettere insieme persone che scrivessero fra di loro, cioè versando una cifra annua, si aveva diritto ad avere quattro libri pubblicati tra gli autori che si proponevano. Questa cosa non è mai decollata perché in effetti trovare 100 autori che desiderano pubblicare non è impossibile, però pubblicandone quattro all'anno ci vogliono 25 anni per pubblicare tutti e quindi la cosa non reggeva, insomma, ecco. Allora, un giorno Claudia disse: perché non ce la facciamo noi, una cosa solo nostra per favorire la conoscenza della poesia, soprattutto della poesia in tutte le sue articolazioni, perché tante volte esistono siti, blog, eccetera, che sono come dei giardini chiusi, cioè non voglio usare la parola conventicolo, ma insomma non sono molto aperti a tutte le varie proposte. Noi invece la nostra idea era di fare una cosa proprio aperta assolutamente a tutti, cioè far conoscere, dare spazio a tutte le varie modalità espressive presenti in un territorio potenzialmente larghissimo. Ecco, la cosa che mi
Colpì subito di Claudia, sì, la conoscevo, insomma. Noi per l'altra associazione avevamo messo dei soldi per creare il sito, ci era voluto del tempo, era stata tutta una cosa abbastanza complessa e complicata. Quando invece Claudia mi propose questa cosa, stabilimmo il nome lo proposi io. E nel giro di un pomeriggio era pronto tutto, il sito, i vari collegamenti, le cose, eccetera, e facemmo il primo numero, non mi ricordo se in meno di un mese, ma insomma io conoscevo un po' di persone che conoscevamo insieme. E cominciamo così. All'inizio era mensile, era una pubblicazione tematica, ogni mese stabilivamo un tema e avevo una cadenza mensile. E siamo andati avanti così, mi sembra, fino al 2016. Siamo andati avanti così, all'inizio eravamo noi tre, poi abbiamo imbarcato qualche altro redattore, però sostanzialmente eravamo sempre noi tre a fare tutto. E per un po' hanno collaborato con noi Paolo Santarone, Natalia Bondarenko, e altri, insomma, tanti, Angela Caccia, insomma, diversi nomi anche abbastanza di quelli che ricorrono nei vari blog e circoli. Ecco, guardando indietro, le iniziative che abbiamo fatto sono state tantissime. Adesso magari Claudia ha una visione più, come dire, onnicomprensiva. Però mi Allora, ricordo, abbiamo collaborato con il premio Versante Ripido, è nato nel 19, mi sembra, nel 2019, però precedentemente avevamo organizzato almeno due concorsi collaborando con delle associazioni di Bologna. Avevamo fatto un concorso sui luoghi, i nuovi luoghi della contemporaneità, se non ricordo male, con un'associazione di fotografia di Bologna, e poi l'anno dopo abbiamo fatto un concorso che si chiamava Il Comunitarismo, era il 2016, se non ricordo male. Poi bene. ci siamo, come dire, svincolati da altre associazioni, abbiamo fatto come Versante Ripido, adesso mi sembra siamo alla terza edizione, se non ricordo male. Un'altra cosa che abbiamo fatto nel passato è stare degli ebook scaricabili gratuitamente con l'associazione La Recherche. Se ne occupava Enea Roversi. Ed è andata avanti per un po', penso che abbiamo pubblicato 6-7 ebook. Bene, visto che c'è Claudia, Bene, grazie a Paolo non Polvani. rubo troppo tempo. Grazie, sei stato Grazie a comunque, te, insomma, grazie a voi. è stato un approfondimento importante. Ecco, lo salutiamo, diamo il benvenuto a Claudia Zironi, che con Paolo, appunto, Polvani e Emanuele Rambaldi sono fondatori di questa importante realtà associativa. Claudia Zironi, bolognese, opera dal 2012 almeno nella diffusione culturale, appunto, poetica, appunto, grazie a questa associazione, di cui è una delle fondatrici, no? Che è la presidente, e fa anche parte della redazione della Voce della Luna, pubblicato anche lei, come poetessa, autrice, vari libri: Tempo dell'esistenza, Eros e Polis, Fantasmi, Spettri, Schermi, Avatar e altri sogni. Ricordo poi i più recenti, Not Bad. Che ha avuto, insomma, un ottimo consenso di critica e che conteneva anche scatti del fotografo Emiliano Medardo Barbieri, effettuati durante il soggiorno in America Latina. E i recenti volumi Tratteggi Lulani, che è un volume di prosa poetica, anch'esso corredato da fotografie, in questo caso di Benedetto Benicovic, per Acudo Libri, e recentissimo, da cui poi magari ci leggerai qualcosa. È pubblicato nel 24, La Camera Rossa, per
per i tipi di industria e letteratura. Un libro di poesia narrativa, poi ci dirà. Ecco, che affronta la società contemporanea, il suo rapporto con gli oggetti, il consumismo, la materialità, l'alienazione e la ricerca di significato in un mondo dominato dalla frantumazione. Ecco, lei, oltre che essere fondatrice e presidente anche di Versante Lipido, cura poi lo spazio, appunto, tale anche il titolo, di segnalazione, no? Si intitola proprio Spazio di nuovi libri, insomma. Quindi la sua rubrica è intitolata Spazio. Allora, Claudia, vuoi appunto arricchire ulteriormente la parte riguardante i primi anni, no? La genesi dell'associazione. Intanto grazie, buonasera a tutti, grazie per questo invito, Massimo, e grazie all'Associazione Rosmini. Sono molto felice di essere qui con voi. Paolo è partito proprio dalla preistoria, sì, potrei aggiungere, diciamo, un ulteriore premio che abbiamo fatto prima di istituire il premio Versante Ripido, però vabbè, diciamo, ha già fatto lui una panoramica. L'associazione è nata in realtà nel 2017, perché dal 2012 al 2017 abbiamo lavorato, diciamo, come collettivo. Dopodiché ci siamo costituiti ufficialmente in associazione, con soci fondatori insieme a noi, a me, a Paolo e a Emanuela Rambaldi, c'erano Silvia Secco e Nero Versi. E Nero Versi poi ha scelto di occuparsi prevalentemente, esclusivamente, anzi, di Bologna in Lettere, l'altra realtà di cui fa parte, e quindi siamo rimasti noi, c'è stato un momento, diciamo, di stallo e poi siamo ripartiti alla grande con questa nuovissima redazione, che considero ancora nuovissima, anche se ormai siamo collaudati e lavoriamo insieme già da qualche anno, di cui alcuni esponenti sono qui in video. Tanti altri non ci sono perché siamo veramente tanti, devo dire. Penso che ormai saremo una dozzina, forse anche una quindicina, insomma, fra collaboratori esterni e redattori. Ciascuno appunto ha una propria rubrica nel blog, perché diciamo la fanzine da mensile era poi passata trimestrale, poi dopo per un periodo l'abbiamo sospesa e ora la fanzine è annuale, a cadenza non regolare, diciamo. Da quando è diventata annuale, infatti abbiamo pubblicato solo due numeri, e ne pubblicheremo un terzo a fine anno. La fanzine è sia cartacea che online a libera fruizione. Abbiamo fatto questa scelta perché siamo sempre stati, diciamo, dediti alla divulgazione e non ci sembrava giusto fare cose prettamente a pagamento. Noi siamo un'associazione che si autosostiene, non ha sponsor o finanziamenti di alcun genere, se non appunto il premio, che però appunto in cassa ci lascia giusto proprio lo stretto necessario per mantenere il sito e magari riuscire a dare qualche cachet ai musicisti, cose di questo genere quando facciamo gli eventi sul campo. Anche di eventi sul campo in questi anni, a Bologna soprattutto, ma anche Paolo a Barletta, ne abbiamo organizzati veramente tanti, e anche eventi online. Diciamo, siamo molto attivi, ecco, come poi sanno anche i presenti, come sei tu, Massimo. Che altro aggiungere sul versante ripido? Potrei farvi vedere, non so, le fanzine. Ecco, questo mi pare una bella cosa, perché sono prodotti veramente belli. Ecco, questi ci aiutano a sostenerci. Possono essere lette liberamente nel sito, ma chi fa l'acquisto su Amazon, diciamo, ci aiuta ad avere una royalty che poi ci aiuta appunto a sostenere l'associazione. Sono Queste tematiche, no? Cioè hanno un sono tema. tematiche, anche queste, Ecco, puoi certamente. ricordare ad esempio gli ultimi tre numeri, compreso Sì, quello che allora, hai uscito. questo è il numero, questo è il numero del 2022 e si intitola Respirare il nostro alito dentro l'unanime. Quindi praticamente abbiamo indagato e approfondito il rapporto e il ruolo della poesia e dell'arte nell'attualità del cambiamento climatico e nel dibattito sulla sostenibilità ambientale. Tutti i numeri sono illustrati, sono a colori, sono molto belli, devo dire, perché insomma dentro sono ricchi di immagini, non si parla solo di poesia, ma anche di prosa, di arte, di pittura, di fotografia, ci sono articoli anche di tipo filosofico, storico, quindi insomma, ecco, in questo caso il numero ospitava un apparato iconografico monografico di Elisa Rosselli, che ha fatto appositamente le immagini per noi. Il numero successivo si intitola Rumore bianco, l'illusione dell'informazione, ancora più corposo, ospita immagini di Marcello Di Camillo, in questo caso sono scatti
dei suoi murales. Vedete? Ci sono tante immagini, tutte a colori. Direi che insomma il risultato è decisamente molto bello. Ricordiamo anche il prezzo della rivista. Oh, il prezzo, sì, dipende dal numero di pagine. Quest'ultimo volume è a 20 euro, il precedente mi pare fosse a 18 o a 15. Sì, insomma. Sì, quindi prezzi assolutamente popolari. No, No, noi sono bellissime riviste. sì, decisamente. Rivaleggiano Parliamo comunque di 100 pagine, con 140 in FMR. questo caso. Ecco, come dici, scusa? Rivaleggiano con Franco Maria Ricci. Eh sì, eh? E niente, il prossimo numero dovrebbe esplorare il male insito nell'uomo, sia esplorando le varie forme di questo male, sia esplorando le eventuali opportunità o necessità di questo male. Poi vedremo bene come declinarlo, stiamo già cominciando a raccogliere il materiale, stiamo discutendo del titolo in redazione. I redattori, sì, Valeria sorride perché lei è molto focosa nel sostenere, diciamo, una declinazione diversa da quella che era stata proposta inizialmente, ma penso che abbiamo già trovato un accordo, giusto, Valeria? Bene, e Bene. quindi niente, avanti a gonfie vele, con entusiasmo, facciamo, diciamo, questo nostro lavoro di volontariato, sperando di portare dei buoni frutti appunto al mondo poetico, ma in generale al mondo letterario e artistico. Poi l'associazione promuove anche delle letture poetiche, soprattutto a Bologna, Sì, no? Avete degli spazi espositivi dove gli aderenti, i simpatizzanti, i richiedenti, insomma, eccetera, presentano nei locali, le loro raccolte. abbiamo fatto diverse rassegne fin dal 2017. Prima facevamo eventi spot, poi abbiamo cominciato a organizzare rassegne. In quest'ultimo periodo non stiamo più facendo rassegne di presentazioni di libri, ma eventi che possono risultare gradevoli e attrarre il pubblico vero, diciamo. A noi fa tanto piacere avere gli eventi poeti, ma ci piacerebbe anche avere un pubblico di lettori, che è sempre stata la nostra vocazione, cioè quella di portare la poesia fuori dal mondo poetico, appunto. Di conseguenza stiamo cercando di fare degli eventi un po' anche accattivanti, mescolando con musica, con apericena, con discussioni varie, e stiamo avendo anche dei buoni riscontri. L'ultimo che abbiamo fatto si intitolava Latinoamericanti. E abbiamo parlato di poeti latinoamericani, abbiamo ospitato poeti latinoamericani con apericena messicano, musica per ballare, salsa e ritmi cubani vari. E il prossimo invece sarà un evento che ci sarà il 4 luglio, sempre a Villa Paradiso, dove ultimamente facciamo queste nostre iniziative, e si intitolerà Arcane Poesie. Si tratterà di una cosa molto particolare in quanto comporterà la lettura delle poesie in una forma quasi divinatoria, abbinata alla lettura di tarocchi, nella forma del poetry swap, quindi dello scambio di lettura di poesia. Vedremo insomma se questa cosa risulterà piacevole. Ecco, tutto è sempre fatto al fine di far conoscere il più possibile la poesia al pubblico. Quindi è un'associazione che, voglio dire, a differenza di molte altre, anche importanti blog e così via, non si limita appunto ad avere un ottimo blog. Invito tutti gli ascoltatori ad andare a visitare appunto www.versanteripido, Sì, quella è la home page dalla quale poi si page, può accedere al blog, ma alla si può accedere fanzine, al al blog, prezzo, fanzine, agli appunto, eventi, ecco, sì. ma anche a leggere appunto tutti gli approfondimenti, le note critiche che i collaboratori dedicano e diciamo anche un livello alto, ecco, quindi con un apporto poi anche di immagine, questa è un'altra caratteristica, no? Sì. Differenza di altri anche blog, eccetera, con immagini sempre anche di alto livello, di fotografi, anche professionisti, insomma, quindi c'è questa cura dell'immagine che connota. La fanzina ha sempre avuto un impianto iconografico discusso di volta in volta, scelto in modo molto oculato, che poteva essere attinente o invece stridente con il contenuto del numero. Il blog invece è improntato a essere illustrato con foto in bianco e nero. Penso che sia probabilmente l'unico blog che ha questo tipo di omogeneità nel suo apparato iconografico. Bene, che lo connota. Allora, grazie a Claudio per il momento. Allora, tra i vari collaboratori, anche storici, insomma, che un po' di anni collaborano con note di approfondimento, allora saluto Sonia Caporossi, figura, insomma, veramente, insomma, piena di pieghe, insomma, no? Quindi barocca, no? Voglio dire.
complessa, no? Da questo punto di vista etimologico, Sonia, allora lei è di Tivoli, e anche oltre che poetessa, critica, narratrice, è anche musicista e ha pubblicato vari libri. Allora, ricordo alcuni titoli: vabbè, il saggio Le nostre deposizioni, pesi e contrappesi nella poesia contemporanea emiliano-romagnolo, e poi ha curato bel libro su Leopardi, che consiglio insomma agli amanti del Vate di Recanati, L'infinita solitudine, antologia ragionata delle poesie per Marco Saia nel 20. Ma anche testi, diciamo, no? Borderline, Sonia, possiamo dire, no? Tra le discipline, no? Come appunto Opus Metamorphicum nel 21, che sono monologhi filosofici, tra le raccolte poetiche, poi la trilogia Taccuino dell'urlo, Taccuino della madre, Taccuino della cura. Ecco, poi lei, diciamo, anche fa parte anche di altri blog, ma anche un blog proprio suo, Critica Impura. E poesia ultracontemporanea e disartrofonie. Ecco, la sezione curata da lei è Osservatorio Poetico in versante ripido. Ecco, Sonia fa anche parte poi della giuria anche di Bologna in Lettere, assieme appunto a Maria Laura Valente, che saluto, ecco. E allora, Sonia, vuoi dirci qualcosa della tua ultima opera, che è un'opera particolare, insomma, ci hai abituato a non essere solo poetessa, ma critica, filosofa, anche con ironia. Sì, no, ma è con. Ecco, parlaci della tua ultima opera che riguarda le assassine seriali. Io ho già visto Cianciulli, insomma, no? Che è una figura che va sempre ricordata per le saponette e i cioccolatini, insomma, del periodo fascista. Allora, Esatto. Sonia, cosa ci racconti? Allora, questa opera, poi voglio dire anche due parole in relazione alla rubrica di Sì, Versante ecco, no, Libri. infatti, di qualcosa intanto della rubrica, sì. Ecco, forse è meglio partire dalla rubrica perché Osservatorio Poetico è una rubrica che è stata fortemente voluta da me e da Claudia Zironi un pomeriggio in cui ci siamo sentite più di 3 anni fa, in occasione di una conversazione pomeridiana in cui sostanzialmente si voleva lanciare il blog, che è una realtà parallela rispetto alla fanzine che è nata prima, appunto, e quindi instaurare una serie di collaborazioni e ampliare la redazione con delle rubriche che potessero essere interessanti sul piano dell'indagine della contemporaneità dal punto di vista poetico, era quello che volevamo fare. Io ho suggerito, mi sono proposta, insomma, fondamentalmente, ho suggerito una rubrica che potesse andare a scavare all'interno delle nuove realtà, anche non soltanto di giovani dal punto di vista dell'età, insomma, no? Ma di nuove proposte cosiddette, no? Le cosiddette nuove proposte che possono essere indipendenti anche rispetto all'età anagrafica, e che però sono un po' appartenenti a quella filosofia dell'emersione del sommerso, che è una cosa che mi appartiene fin dai tempi di Critica Impura, no? Per cui nell'intenzione di far emergere delle voci poetiche che potessero essere messe in qualche modo, diciamo, in risalto, abbiamo creato, Claudia mi ha dato questa possibilità di creare questa rubrica dell'Osservatorio Poetico, che è strutturata in una certa maniera ben precisa. Perdona Innanzitutto. se ti interrompo, Sonia, vorrei precisare che l'attuale impostazione a rubriche del blog è Farina del sacco di Sonia,
perché se non ci fosse stata lei con questa idea delle rubriche non saremmo strutturati così, che invece è un modo bellissimo per garantire indipendenza ai redattori e dare anche al pubblico un'idea precisa di quello che poi troverà nel contenitore. Scusami per l'interruzione, ma ci tenevo. Grazie. E quindi dicevo, la rubrica è fatta in questa maniera: prima i testi, che sono tre o quattro, normalmente tre, quando poi c'è bisogno, insomma, di una maggiore esplicitazione, anche quattro, raramente cinque. Poi c'è la piccola biografia dell'autore con una fotina piccola piccola che dal punto di vista grafico la faccia dell'autore è piccola volutamente perché è meno importante rispetto al testo. Quindi il testo viene messo anche dal punto di vista della disposizione spaziale grafica in evidenza rispetto al nome, un'altra vecchia fisima, quella del far prevalere il testo sul nome, no? E anche perché sono praticamente nomi quasi all'inizio sconosciuti, di cui possiamo anche fregiarci di pensare il fatto che molti di questi nomi che poi sono passati attraverso la rubrica dell'Osservatorio Poetico poi sono diventati quelli che oggi insomma vanno per la maggiore, si può dire, insomma, senza fare nomi specifici, basta consultare l'indice della rubrica e vedere chi è passato da lì, insomma. Poi c'è una nota critica, ma succinta, piccolina, una cosina proprio concentrata, però criticamente, diciamo, sostanziale, molto densa, che cerca di indagare alcuni punti fondamentali della poetica dell'autore di turno. È una, secondo me, una formula che funziona. Devo dire che mi dà molte soddisfazioni. All'inizio usciva 2 volte al mese, poi per questioni di impegni vari, eccetera, adesso si è da diverso tempo posizionata su un'uscita mensile ed è una delle rubriche, diciamo, posso dirlo, Claudia, storiche, no? Del blog, perché è una delle prime nate con questa impostazione ed è molto soddisfacente per quanto mi riguarda. Faccio, guarda, un breve accenno alle mie ultime 2 uscite editoriali, una è questa, faccio pubblicità. Le assassine seriali per progetto Ecco, Blu, sì, assassini seriali, se te l'ho chiesto. un progetto che si fregia di una meravigliosa prefazione di Maria Laura Valente che mi accompagna qui vicino, che ha indagato a fondo, insomma, le ragioni anche psicanalitiche, estetiche e critiche della mia selezione. Ho scelto delle figure femminili che erano tutte delle assassine seriali, una scelta un po' inusuale, che è stata filologica, perché è stata storica, è stata una scelta anche storiografica, nel senso che sono disposte anche dalla più antica alla più recente, in base alla selezione che ne ho fatto. Ci sono figure come Elsbeth Báthory, la marchesa di Brinvilliers, Giulia Tofana, che è l'inventrice dell'acqua tofana, che è l'arsenico, quindi lo strumento di assassinio dei mariti per eccellenza per secoli e secoli, Belle Gunness, Amelia Elizabeth Dyer, Leonarda Cianciulli, nostra bene amata, la più famosa serial killer italiana della storia, Vera Renzi, e poi una serie di altre figure, fino ad arrivare a Eileen Wuornos, che è una assassina vittima, cioè una che si pone un po' sul discrimine, sul limite di ciò che può essere definito come un male conclamato, quello dell'assassinio perpetrato in modo seriale, che però ha una, diciamo, come Joker, come il Joker del film, no? Una giustificazione all'interno di una serie di vessazioni e di violenze subite e di stratificazioni di origine sociale, sottoculturale, insomma, relative all'ambiente in cui si è vissuto. Quindi c'è una indagine, una disamina che io però tratto in maniera estremamente distaccata e umoristica, tant'è che sono tutti in metri regolari questi testi, scelta inusuale anche questa, perché insomma, a parte non è una scelta che va in direzione del neolirismo, di un neolirismo convinto, è una scelta espressiva perché la forma informa il contenuto in qualche maniera e quindi c'era bisogno di una presa di distanza critica rispetto a questa trattazione e il gioco dello humour noir sicuramente percorre tutto il libro in questo senso. L'ultimissimo uscito proprio l'altro mese,
è un mio lavoro critico Di per mia la vita e cosa ne italiana. ristami. Di mia vita Esatto. e ne ristami. Di mia vita Edizioni, Marco Saia. Esatto, per la collana La Costante di Fide, con la collana di classici che curo per Marco Saia Edizioni, un'antologia ragionata di Ciro di Pers, del grande poeta friulano del barocco. Il barocco è una delle mie grandi passioni, e quindi mi sono tolta finalmente lo sfizio di trattare uno dei miei grandi amori letterari in forma critica. C'è una postfazione di Diego Riccobene, che è il più barocco dei nostri giovani autori, che tra l'altro anche lui è passato per osservatorio poetico. Lascio lo spazio agli altri, Sonia, altrimenti. il mio orologio da rote mi dice che il tempo Allora è. lo lascio, guarda, No, no, perfetto. dico, sai che facciamo tutti a scuola orologio da rote, no? Di Ciro di Pers, no? È l'unica che si conosce, guarda, l'unica. Lo so. No, c'è anche orologio, no? D'acqua, perché poi io approfondisco un Orologio da po' la polvere. polvere, esatto, che riprende gli spagnoli, no? E volevi, poi passiamo a un collega. Leggercene una da assassini seriali, magari Cianciulli, insistiamo Va bene, su va bene. questa figura di serie killer del Ascolta. periodo, tra l'altro fascista, e che non ebbe la pena di morte, no? Che erano per i reati politici non comuni, e quindi di fatto poi morì anche anziana, no? In casa di cura, manicomio, insomma, eccetera, eccetera, no? Questa figura che trasformava le vicine in saponette. E pasticcini, insomma, cioccolatini. Scrivendo delle memorie, tra l'altro estremamente anche stilisticamente ben curate dal punto di vista della scrittura, quindi molto particolare come figura, da semianalfabeta a memorialista, insomma, È un mistero ancora questa figura, no? che ha ucciso perché temeva che il figlio preferito, fra i tanti che aveva perso nel corso della sua esistenza, aveva visto morire molti figli, temeva, insomma, che questo figlio preferito morisse in guerra. E quindi faceva delle stregonerie per farlo tornare vivo. È in Senari perché è una filastrocca materna. Amore di mamma, amore di fiele, non startene in pena, ti avvolgo di bene. Con questo cadavere sciolto nel fuoco, rinnovo il mio patto di averti di nuovo, illeso qui a casa, dal fronte occupato, di stringere ancora al grembo angustiato la mia figliolanza di sangue e di carne, per poi riabbracciarti tra formule arcane che leggo la sera sul pio calderone, col quieto paiolo che volge le ore, vie più necessarie alla dissoluzione di ossa e cordami, di tendini e cuoia. Con la soda caustica in ebollizione rimangono i denti da loro piombati. Magari li tengo per farti un regalo. Ti faccio il sapone con la pece greca, l'allume di rocca e col cardamomo. Mio figlio adorato, l'ho chiesto alle streghe. Se Dio m'ha ascoltato, ti veglia il demonio. Perciò stai tranquillo, non devi temere. La mamma ti pensa, la mamma ha pregato. Grazie. Hai reso. Allora un libro da approfondire, Assassini seriali. Allora, dato che ti abbiamo a fianco, Maria Laura Valente, allora Maria Laura cura la rubrica Miliaria, vive a Cesena, che lei attualmente, e ricordo appunto come raccolte, Giochi d'aria, Lustradia. E poi Sillogi di poesia IQ, no? Su cui sei stata un fenomeno sostanzialmente, insomma, anche perché è collegata anche all'Oriente, eccetera, perché oggi si scrivono spesso, no, IQ, eccetera, è quasi una moda, insomma, però poi ecco, sono livelli e livelli, no? Anche di fedeltà, ecco, non basta la brevità o il conteggio sillabico, insomma, no? Il nostro presidente, ecco, che qui in sala ha pubblicato una bella raccolta di IQ e anche di Tanke, insomma, che lui è stato seriamente, però ecco, non a livello superficiale, affascinato da questa brevitas. Ecco, e infatti per 3 anni consecutivi, insomma, sei risultata appunto tra i 100 compositori di IQ in lingua inglese più creativi d'Europa, insomma. E hai fondato con altri, sei ancora presidente dell'Associazione Culturale Icari?
Sì, è una so anche se in realtà è un'associazione che al momento per questioni legate per l'appunto al rapporto tra presidente e vicepresidente è un'associazione ferma che Comunque, verosimilmente insomma. adesso si spegnerà, ecco, purtroppo, però non per mancanza di interesse per l'universo culturale giapponese, ma purtroppo per quelle che sono le vicende umane legate alle persone che animano, Sono insomma, poi. sempre, Non purtroppo ci tutti. sono sempre gli uomini di mezzo, Sì, insomma. non sono purtroppo tutti i luoghi bellissimi di incontro e di creatività come versante ripido, ci sono anche realtà che purtroppo implodono, però è stata una bella È stata avventura, una ecco, bella quando esperienza. è Bene. durata. Ecco, poi ricordo l'ultima bella silloge, la memoria del dolore, appunto. E magari se vuoi dire qualcosa brevemente su Miliaria, appunto, che è la rubrica Certamente, certamente. che Allora, chiudo. innanzitutto la rubrica miliaria che purtroppo sempre per questioni personali, le stesse di cui si faceva riferimento prima, è un periodo che non so, purtroppo non ho curato molto, ma che è mia ferma intenzione, soprattutto dopo lo spartiacque di questa estate, riprendere in mano in una maniera molto più propositiva ed ampliarla. Miliaria è nata con l'idea di dare spazio, grazie alla gentile disponibilità che in questo senso mi ha dato Claudia, alle scritture di mano femminile, inserendosi quindi in un dibattito abbastanza, insomma, acceso e annoso su quanto abbia senso parlare della poesia di genere. Ovviamente di poesia di mano femminile in senso ampio, cioè tutte le tematiche toccate dalle autrici donne di ogni tempo, insomma. Pertanto, ha analizzato autrici dello scenario contemporaneo e prevedeva per l'appunto prevede la stesura di una nota critica relativa alla produzione di questa autrice. Mi fa piacere citare uno degli articoli, se Claudia, insomma, mi permette di farlo. Che uno al quale mi sono dedicata con grande passione e che riguardava per esempio Francesca Del Moro, ma non come semplice recensione a un libro, anche se partiva da un libro proprio uno di quelli che sono stati citati da Paolo e Claudia, ovvero gli ebook che venivano realizzati insieme alla Recherche, quindi Una piccolissima morte, uno di quelli, ma proprio sul ruolo, ad esempio, che Francesca ha avuto per un periodo, a mio avviso, come autrice confessionale della poesia italiana, quindi esponente della poesia confessionale. Quindi è una rubrica che spero per l'appunto di poter anzi ampliare come portata. Avrò modo, ancora anticipo a Claudia che le volevo parlare proprio di questo aspetto e di un rinnovamento di questa rubrica che mi farebbe piacere coinvolgesse anche il titolo, ma di questo poi parleremo insomma in sede di redazione. E ringrazio sempre Claudia per lo spazio che mi ha concesso. Insomma, ho scoperto peraltro che, e non lo sapevo, che molti miei colleghi insegnanti e delle mie alunne erano lettrici della rubrica e non me lo dicevano perché per imbarazzo, insomma, per lo scoperto, poi per puro caso lo riferisco adesso, spero che a Claudia, insomma, faccia piacere. Beh. E invece per quanto riguarda le pubblicazioni, guarda, non ho preso in mano La memoria del dolore, che ha comunque la stessa identica copertina di Te lo quello, prendo ti io. ringrazio, di Sonia, perché è sempre nella collana delle gemme e curata da Cinzia Marulli per Progetto Cultura, quindi è assolutamente identico, cambia Ah, ovviamente soltanto benissimo. il nome dell'autrice e il titolo. Ed è stato un esperimento che io ho trovato interessante, spero che lo sia stato anche per chi l'ha letto e che ha avuto anche il piacere di avere il suo battesimo del fuoco, grazie proprio a Versante Ripido che lo ha presentato a Villa Paradiso, proprio al lato, era proprio appena uscitissimo, appena arrivate le copie. Perché è un piccolissimo canzoniere amoroso, diciamo, basa sulla rielaborazione del ricordo di un'esperienza amorosa che si è conclusa e che ha portato con sé del dolore. L'interrogativo è: perché nella nostra vita manteniamo memoria di alcuni dolori e di altri no, che potere hanno dal punto di vista terapeutico e formativo? Lo definisco un esperimento per me interessante perché in questo testo apro una pagina a caso
Ogni emozione che ha composto questo canzoniere è stata espressa in due forme, nella forma contratta dello haiku, quindi proprio come una massima concentrazione sia del concetto che dell'irismo, e nella forma invece di una poesia, se mi passate il termine, occidentale. Lo stesso identico sentire in due movimenti che nella sua prefazione Sonia Caporossi ha proprio paragonato i movimenti del cuore, quindi la contrazione e il rilassamento. Ed era interessante per me che, come grazie Massimo, hai ricordato, ho avuto un servizio di lungo corso nella poetica haiku. Mi è interessato vedere come potevo esprimere questo sentire su questo doppio binario, quindi quanto la poesia sia comunque un unico organismo che ci permette però modalità di approccio differenti. E mi permetto di rubare mezzo secondo soltanto per dire una parolina su questo, che invece è proprio l'ultimissimo nato, quest'ultimissimo libro, Totale. Kotodama, realizzato da me e dal multiforme Stefano Bertoli, che ha partecipato a questo libro come fotografo. Questo libro è un poema in 25 haiku, ciascuno autonomo ma collegato agli altri, ciascuno ispirato a una delle foto originali di Stefano Bertoli durante i suoi viaggi in Giappone. Ognuno di questi haiku è corredato da una duplice traduzione in giapponese ad opera del professor Banya Natsuishi, che è il presidente della World Haiku Association, di cui io sono membro, e in American English, realizzata da me e da John Martone. Da questo libro poi io e Stefano, dato che Stefano è anche musicista elettronico notissimo, insomma, ha collaborato con Versante Ripido, anche conosciuto, insomma, da vari di loro, penso adesso mi viene in mente soprattutto Valeria, ma tanti, insomma, di loro hanno lavorato con Stefano, ne abbiamo tratto una performance chiamata Denshi Kotodama, quindi Kotodama elettrico. Il Kotodama è un concetto antropologico giapponese, la parola spirito, dove si aggiunge anche l'elemento della musica elettronica, del video e la mia performance di questo poema con, tra i vari haiku, un bridge in due lingue, in due traduzioni del verso di chiusura di ogni haiku, che è anche il verso di apertura dell'haiku successivo. Detto così di corsa, chiedo scusa, magari non è chiarissimo, voglio solo dire un'ultima parola a un bellissimo apparato critico, perché ha una prefazione di Diego Martina, che è uno studioso di haiku ma anche saggista, vive a Tokyo e mi ha fatto il dono di questa preziosa prefazione, ed è poi ulteriormente impreziosito da un piccolo saggio in explicit di Sonia, che ha approfondito la aspetto spirituale, perché questo è un poema spirituale sul rapporto tra umano e divino in senso lato, in una specie di circuito. Scusate se ho rubato tempo, Grazie. però Se era vuoi, appena nato se per vuoi tutti. leggere una poesia, cioè un paio di haiku, oppure una poesia dalla memoria del dolore, scegli tu. Quello che preferisci, no? Dimmi tu, Ma se Massimo. vuoi leggere magari da quest'ultimo, va bene, da Questo Kotodama. ovviamente, essendo tutto collegato, questo andrebbe letto tutto. Dovendone scegliere, ne scelgo giusto due di haiku, perché così si sente magari l'aggancio del Certo, verso. va bene. Scelgo i due che mia figlia Lorelai, che ha 8 anni e che si è letta questo libro, mi ha detto: mamma, questi due mi piacciono così tanto, con anche le foto abbinate, perché mi sembra di capire quello che vuoi dire. Per me, da una bambina di 8 anni, è stato un grande riscontro. E mostro anche la foto collegata al primo haiku e poi vi farò vedere la seconda. Carne celeste, commisti nel mistero, principio e fine. Principio e fine. I volti nello specchio sono uno solo. E questa è la foto collegata al secondo haiku, che anche questo è anche l'haiku preferito di Stefano Bertoli, tanto che abbiamo poi scelto la foto abbinata come copertina. Ah, non ho detto, chiedo scusa, che è uscito per Kipo, l'Officina Libraria, nel 2024, e scusate, non avevo dato questa informazione. Grazie per Bene, grazie questo. Maria Laura, Valente, Grazie, grazie. grazie, ciao. Allora, ecco, allora Carlo Giacobbi, rietino, di Rieti, avvocato, che risiede appunto in questa città, oltre che membro appunto un po' di tempo
blog di Versante Ripido, collabora anche con Arcipelago Ithaca, che è un'importante realtà editoriale. E collabori ancora anche con Macabor, editore, Carlo? Ho scritto qualcosa che mi aveva chiesto Bonifacio Vincenzi ogni tanto, così, ogni tanto. Bene, ecco, poi appunto svolge anche attività di critico e ricordo come titoli le sue raccolte, Confidenze, e poi per Arcipelago, appunto, Veramente quest'uomo, Oltre il visibile, Abitare il transito, Vicende e chiarimenti, e Anche quando è malora del 23, e da pochi giorni è uscito invece per i tipi di Pecod, Porto Sepolto, Erbe d'esilio, da cui poi magari Carlo ci leggerà qualcosa. Ecco, Carlo Giacobbe cura in Versante Ripido appunto l'approfondimento critico, il pensiero emotivo. Ecco, ha una specificità la tua rubrica, Carlo? Ma sostanzialmente sono recensioni di libri appena usciti, o insomma, diciamo, dell'anno precedente, che cerco per quello che posso, cerco di rappresentare quelli che sono stati, a mio avviso, diciamo, ecco, gli aspetti emotivi che hanno indotto l'autore, l'autrice a scrivere e a scrivere in quel modo. La rubrica, infatti, è intitolata Il pensiero emotivo proprio perché ho sempre creduto che il pensiero, l'atto del pensare, non possa essere confinato soltanto, ecco, nella sfera del puro intelletto, ma che contenga sempre un qualcosa di appunto emotivo. Di emozionale, di irrazionale, e quindi alla fine, ecco, la parola, il logos, contiene sia questo aspetto, diciamo, ecco, di se vogliamo anche intellettivo, razionale sull'osservazione del mondo, ma che è sempre filtrato da quella che è la nostra percezione sensoriale, da quella che è la nostra percezione emotiva. Questo in Certo. sintesi. Ecco, ad esempio anche in Abitare il transito c'è una tensione anche metafisica, no? Nei tuoi versi, un'idea anche di sospensione, è una poesia esistenziale un po' la tua, no? Lirico, esistenziale, con una tendenza anche come dire, nella sofferenza, anche una certa trascendenza e spiritualità. Sì, sicuramente si rifà un po' la mia poesia si rifà un po' alla filosofia esistenzialista, soprattutto, ecco, in Abitare il transito e in questo nuovo L'ultimo Erbe d'esilio, Erbe sì, per Pecod. d'esilio, che vuole essere un po' la continuazione ideale di Abitare il transito. I miei temi, i miei crucci sono sempre un po' quelli del non riuscire a comprendere, dell'avvertire della necessità della trascendenza, della difficoltà di entrarci realmente in connessione, il problema diciamo, ecco, della nostra origine. Di quale sia l'origine, di quale sia lo scopo dell'esistenza, di come colmare il vuoto esistenziale che in qualche modo interessa un po' tutti, credo. E soprattutto questo Erbe d'esilio va ad indagare Se passi un attimo. quelli che sono i motivi, quelli che sono le ragioni. Ci sono delle domande: quali sono le ragioni per cui io mi comporto in un determinato modo? Quali sono i motivi per i quali io mi determino in una certa maniera, quanto di determinismo c'è nel mio agire e quanto invece l'uomo è davvero capace di scegliere, e fino poi ad arrivare, diciamo, ad un'apertura verso la trascendenza, in questo caso proprio cristiana.
dove l'io lirico in qualche modo dice devi esistere, devi esistere, o il dolore sarebbe dolore, e la vita, tutto e il mondo, e gli occhi di mia figlia, e questa smania d'immenso, null'altro che il caso capriccioso dell'assurdo. Ecco, l'uomo è una passione inutile, è qualcosa, è un essere per la morte, come diceva Heidegger, o è un chiamato alla vita, all'eternità? Questo è un po' lo sfondo del libro. Bene, vuoi leggere una Sì, poesia, un paio di poesie brevi? allora, non sono brevi, ne leggo. Leggo questa dell'inizio sulla che si intitola Cosa fu? Fu che le dita presero a tremare, fu la nube a montare pesta da lontano, fu che ti dissero di valere il buco del soldo, pupille dal fondo a implorare ala o corda o scala, fino a implorarle più. O ritrazione d'arti in spasmi fu, mentre la casa nella notte fioriva degli altri, respiri di quiete. Ma più a ritroso, più in origine e ancora, prima dell'alfa, prima del baciarsi di lame nel taglio a fare due, nella luce rosa dell'amnio, non sapere cosa fu. Se scherzo della chimica il vuoto sotto il passo, o quale tarlo d'avidi cervello in cervello trascorso, nonostante i palmi giunti e il fiato a chi, o forse più colpa d'aver indossato vesti che ben sapevi non tue, fu solo quello, nient'altro che quello, nulla più, fu che non saresti mai riuscito a indovinare cosa fu. Grazie, grazie a Carlo Grazie a voi. Giacobbe. Valeria Bianchi Mia, benvenuta. Ciao, buonasera. Fa parte, ecco, del gruppo anche più recente, diciamo, no, dei collaboratori, con una sua particolarità, specificità, insomma, che ha arricchito ulteriormente, no, la proposta del blog e dell'associazione. Valeria Bianchi Mia è psicoterapeuta individuale di gruppo con formazione in psicodramma analitico individuativo. Ecco, milanese di origine, vive a Torino e ha creato il metodo Tarot, poi ci spiegherai cos'è, Tarot Tarot dramma. dramma, intreccio di tecniche espressive, psicodramma e scrittura poetica che mette al centro del processo le carte dei tarocchi e le immagini artistiche archetipiche. E fa parte poi del progetto Medicamenta, Lingua di Donne e altre scritture, insomma, eccetera, eccetera. Ha pubblicato vari libri di poesie. Ricordo, è anche illustratrice, tra l'altro. No, no, Ecco. vabbè. Anche se adesso vi ho fatto un disegno, noi che Ah, molto bene. Va noi bene, online, bene. dopo ve lo mando, ci siamo tutti. Allora, ricordo allora recenti Vita a morte, poesie per arcani maggiori, e poi ci sono tre libri che velocemente ci presenterai anche di varia tematica. Ecco, Valeria cura in versante ripido la rubrica Note psicopoetiche. Allora, di cosa si occupa? Allora, intanto grazie Massimo dell'invito. Mi è piaciuto molto ascoltare questi spunti e mi farò anche dei collegamenti perché soprattutto l'opera di Sonia rispetto al noir, l'ultimo uscito, il mio ultimo noir. La rubrica è partita con l'idea di prendere dei testi, soprattutto di poeti anglosassoni che molto perché la mia formazione comunque diciamo è linguistico-umanistica e estrapolare le parole chiave
come se fosse una carta, no? Una parola, una carta, e poi esplorare anche a livello, per esempio, di associazioni simboliche con gli arcani maggiori, con le immagini archetipiche, il tema relativo proprio a quell'immagine lì, a quella figura, no? Quella metafora che si crea estrapolando quell'immagine. Quindi era un'idea, in realtà adesso sta diventando più un contenitore di spunti relativi alla poesia terapia, che poi è un ambito del quale mi occupo proprio concretamente, anche con per esempio un corso a Monza nella scuola di poesia terapia di Dom Bulfaro, legato proprio alla poesia ai tarocchi. E poi poesia oracolare, che comincerà poi quest'autunno anche come nuovo corso con una piattaforma che si occupa insomma, di tematiche anche più esoteriche. Per cui il mio ambito è molto legato agli aspetti simbolici della nostra psiche e della vita quotidiana. Quindi il metodo Tarot Dramma è questo che stai No, dicendo. no, no. Quello è il mio modello terapeutico e formativo, dove ci sono cinque aree, che quelle di cui io, insomma, tratto, quelle che sono in grado insomma, di portare avanti come scrittura terapeutica, poesia terapia, psicodramma, produzione anche espressiva di manufatti, per cui carte che vengono create all'interno del gruppo dei processi terapeutici anche individuali. Quindi è un modello che ho creato io ed è anche un marchio, una piccola scuola di formazione. No, no, quello è proprio il mio lavoro, diciamo, una piccola scuola di formazione. Invece rispetto ai libri, io non, cioè, sì, non mi definisco assolutamente poeta o poetessa, tendo più alla narrativa, oltre alla saggistica. Per esempio, gli ultimi tre libri usciti sono questi. Intanto, prima appunto, Le assassine seriali mi facevano pensare proprio alle mie signore dei giochi. Le signore dei Signore dei giochi, giochi, edizione sì, le signore dei La giochi, Stampa, edizione la La Stampa. stampa, no, la stampa è l'uscita. Diciamo perché è connessa con la stampa in Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, si chiama Piemonte Noir, la collana, edizioni del Capricorno. Adesso ho tolto la copertina. Le edizioni dei giochi è un noir che parla di maternità da tutti i punti di vista: maternità non maternità, maternità ossessive, maternità rifiutate, maternità altre, cioè, no? Quindi ruota intorno alle luci e alle ombre della grande madre. Ed è insomma, c'è una trama, ovviamente, tra l'altro anche un po' un cold case, perché c'è una sparizione. Io ho lavorato tanti anni con le donne senza fissa dimora, le clochard, per dire, no? Prostitute, tossicodipendenti, per cui per me parte anche un po' dall'esperienza vissuta. E una donna scompare negli anni 90, ma cosa è successo veramente viene fuori oggi, nel 2024, e si riverbera nel presente. Le protagoniste assolute sono le tre ziette, che sono tre anziane signore, che si dilettano in arti magiche e psicoscrittura, quindi scrittura oracolare. Magari poi leggo solo il testo poetico inserito che fa parte del loro grimorio, quindi del loro diciamo album condiviso dove raccolgono ricette e formule. Poi questo potrebbe essere il tes piccolo testo che leggo. L'ultimo uscito, anzi gli ultimi due usciti, sono in realtà un saggio, proprio da una settimana, Aggiunti. uscito della Giunti, che si chiama Fare Storie, metodologie, tecniche ed esperienze di storytelling e scrittura terapeutica in psicologia. Noi abbiamo esplorato lo storytelling da tutti i punti di vista. Io, tra l'altro, ho introdotto anche Dom e Bulfaro, che si è occupato di poesia terapia all'interno del saggio, Massimo Tallone, con cui collaboro spesso. Personalmente ho curato i capitoli e scritto i capitoli proprio sulla tarot poetry, quindi la poesia a partire dai tarocchi, che poi la mia silloge poetica, ad esempio, era proprio focalizzata su questo tema, e la scrittura dell'ombra, quindi i corsi che ho condotto di incontro con l'ombra attraverso la scrittura terapeutica. Uno degli esempi, tra l'altro, di questi corsi, di questi processi molto interessanti che conduco con i gruppi, è questo di cui sono molto fiera, che è come diventare un pirata. Esercizi e racconti di coraggio. Mi piace tantissimo perché contiene storie nate all'interno dei gruppi, ma
proprio sulla tematica del pirata come spirito un po' custode, no? Il pirata custode piuttosto che l'angelo custode, la capacità di affrontare con coraggio, insomma, le esperienze della vita. Contiene anche delle poesie interessanti, nate, dei versi nati con le metodologie che afferiscono alla poesia terapia. Bene, Non bene. so, mi sento Un di bel leggere solo ventaglio. questo, Sì, sì, quel prego. dettaglio, praticamente tratto dal Grimorio delle Tre Zirte. Ziette, e siccome appunto il tema è la maternità, questa è la formula per generare. Se l'uovo della gestazione simbolo porrai in vaso dentro la terra, e semenza di fiori rossi solo bagnerai con lacrime, fumigherai con mirra, vedrai accendersi di notte la tua luna piena e in 9 mesi dalla pancia botte emergerai il figlio, nuovo e senza pena. E ci ricolleghiamo a Sonia Caporossi, insomma, no, con la Cianciulli che cercava di mantenere in vita il figlio, insomma, no, sono ma qui c'è un entrambi tema. riti, no, per mantenere il figlio vivo, insomma. Ma dovremmo parlarne perché c'è Bene, un'associazione, guarda, voglio leggerlo bene, il libro di Sonia, però. bene. Sì. Ottimo, allora bene, grazie anche a Valeria Bianchi, Grazie mia. a voi. Ecco, questa sua testimonianza. Allora io torno a Paolo Polvani con cui abbiamo iniziato, cofondatore con Claudio Azzeroni, Emanuele Rambaldi appunto di Versante Ripido. Paolo, allora tu curi la rubrica, accennavamo prima, A Tentoni nel buio. Ha una specificità, sono recensioni in generale di raccolte o ha appunto tuo DNA specifico sostanzialmente? Sì, ma prevalentemente sono recensioni, note di lettura più che recensioni, per essere precisi. Talvolta anche interviste, però ecco, la sostanza di questa rubrica è nel titolo, cioè A tentoni nel buio, nel senso, ecco, una particolarità, non è A tentoni nel buio, virgola, di Paolo Polvani, ma proprio il buio di Paolo, non c'è virgola, A tentoni al buio di Paolo Polvani, nel senso che io veramente non, mi interrogo sul mistero della poesia, perché è un bellissimo mistero, ma del resto la vita è piena di, è tutto un mistero. Ma la poesia è davvero una cosa che non riesco a penetrare nella sua essenza. E allora questa rubrica mi serve proprio come punto di interrogazione personale, come indagine personale per cercare di capire che cosa sia in realtà la poesia. Penso che non, di non essere l'unico, c'è un verso bellissimo della Zimborska che dice: ma poi la poesia in fondo che cos'è? E dice: io non lo so, non lo so, e mi aggrappo a questo come all'ancora di un corrimano, cioè cercare di definire, di capire che cosa sia il territorio della poesia è una cosa molto complicata e complessa. Però Certo. come ambito a me piace molto, insomma, perché non c'è una soluzione, però è un cammino che dà sicuramente delle occasioni importanti e interessanti di riflessione, anche di, come dire, di gioia nello scoprire poeti, persone, tante cose, ecco, molto interessanti. Per me, a me piace molto proprio per questo aspetto interrogativo. Bene. Paolo, vuoi leggerci qualcosa, magari dall'ultimo libro, da Sì, Miracoli del allora guarda, Giorno? il mio ultimo libro si chiama Miracoli Miracoli del del Giorno, Giorno e per si Maca tratta, Bozzi. almeno nella prima parte, di veri miracoli, nel senso che ci sono dei santi, non so se avete presente gli ex voto, ce ne sono di bellissimi in tante Certo. chiese, si tratta proprio di miracoli compiuti da santi.
Paolo, ci senti? Forse c'è stato un problema, vediamo un fermo immagine. Beh, allora intanto che riprendiamo collegamento con Paolo e Claudia, allora tornerei a te sempre come anche cofondatrice. Allora, oltre ai presenti, no? Sonica Porrossi, Maria Laura Valenti, Valeria Bianchi Mian, Carlo Giacobbi, Paolo Polvani, appunto, ci sono diversi collaboratori anche da vari anni che hanno altre rubriche. Vorresti ricordare anche i loro nomi, un po' i titoli delle rubriche che... Se lo sconosco tutto. Ecco, sì. Sì, volentieri. Allora, Poi adesso riprendiamo, abbiamo Paolo. istituito molto recentemente alcune nuove rubriche. Una è una rubrica della redazione che si intitola Mandami un piccolo fuoco, in cui ospiteremo tutte le numerosissime proposte che arrivano alla mail della redazione di Versante Ripido. E poi abbiamo appena imbarcato due nuovi collaboratori, due nuovi redattori. Ancora non abbiamo dato il benvenuto ufficiale sui social, comunque sono Gianfranco Corona con la sua Rumori dell'anima e Piero Vannuccini che è non poeta, è un lettore e quindi ci darà, diciamo, una visione della poesia da non addetto ai lavori nella rubrica Così è, se vi pare. Altri collaboratori sono Luca Ariano, con angoli di poesia, Valeria ha appena illustrato la sua, Sonia pure, dunque, scusate, sto scorrendo, Virginia Farina con Circles, Carlo ha illustrato, Giorgia Monti con Interferenze, poi ci sei tu, Massimo con Risonanze, Sandro Pecchiari con Tra le Terre, Paolo che ha appena parlato del suo A tentoni nel buio, ma cura anche Mi piace un mondo, una rubrica di poesie dal mondo di cui non ha parlato. Allora lo faccio Abbiamo parlare. Emanuela Rambaldi con Sogni, Elisabetta Sancino con The Scarlet Letter, Lina Scarpati con Spirali, Silvia Secco con Il Sedimento, Antonella Sica, con Lanterna Magica, la Maria Laura che ha illustrato Miliaria. Poi ci sono io con il mio spazio, che è appunto uno spazio molto libero in cui pubblico quello di cui mi sto occupando in quel momento. Ho, ad esempio, in una puntata ho pubblicato un'intervista all'intelligenza artificiale sulla poesia, in tempi ancora in cui non si parlava 40 volte al giorno dell'intelligenza artificiale. Poi ho visto che ho inaugurato un filone, perché dopo sono uscite un sacco di robe sui social e su vari blog su questo tema. Non so, ultimamente ho pubblicato una mappatura delle donne che scrivono poesia a Bologna. Poi in una puntata mi ero occupata della poesia performativa, in un'altra delle agenzie letterarie. Beh, insomma, cerco di occuparmi, insomma, di temi di attualità. Anche di attualità attualizzi, rendi fresco insomma con il dibattito. Ecco, Paolo mi sembra È sia caduto proprio definitivamente, aspettiamo sia che caduto, proprio. l'aspettiamo. E intanto, Claudia, ecco, ti chiederei dal tuo ultimo libro, magari La Camera Rossa, di presentarlo un attimino. È recente, questo Appena libro uscito, per sì. Industria Letteratura, uscito da poco, ce lo vuoi illustrare? Sì, beh, è un libro in prosa poetica che ha l'ambizione di tinteggiare uno spaccato generazionale attraverso ricordi personali e ricordi appunto estesi, collettivi, ma anche di dare una percezione del presente appunto assolutamente frammentato e ostile rispetto a quelli che erano i sogni degli anni passati della mia generazione, che è quella dei boomer. In Italia, come si sa, c'è, diciamo, il boom economico, ma soprattutto il boom dei figli è arrivato più tardi che in America, e quindi io sono un esponente proprio dell'anno di picco, che è stato il 1964. E in questo libro cerco di parlare di questo, ecco, di quelle che sono le contraddizioni, le aspettative che avevamo e come ci stiamo trovando in questo momento nei confronti invece della realtà attuale. Però la cosa migliore forse è se leggo, non so, uno, due, tre testi, come posso Prego, leggere? prego, dai. Intanto aspettiamo poi anche Paolo. Sì, Comincio a leggere, poi quando arriva sì. smetto. Ok. Allora, comincio proprio con il primo. Partiva da 52.354.001 il conto alla rovescia. Ogni minuto di vita veniva scambiato con un oggetto. Oggetti di design, oggetti di desiderio, oggetti per guardare gente che usava oggetti.
oggetti porno, oggetti per souvenir, un ricordo, oggetti per caricare altri oggetti, oggetti d'arte, oggetti per stivare oggetti. I minuti venivano usati per individuare l'oggetto ideale, altri per produrlo, altri minuti per il controllo qualità e poi per la vendita o l'acquisto, altri per cambiare l'oggetto difettoso in garanzia, altri ancora per buttare l'oggetto, altri per ricomprare l'oggetto e poi comprarne uno di riserva e poi comprare il modello aggiornato dell'oggetto e altri minuti solo a volte per usarlo. Questo, diciamo, è il preambolo a tutto il libro che porta alla prefazione, vorrei dirlo, di Riccardo Frolloni, che è il presidente dello Spazio Letterario di Bologna. Il libro è uscito a seguito della vittoria conseguita l'anno scorso al premio per poesia inedita dello Spazio Letterario. Comincio a entrare nel vivo proprio invece con la prima delle poesie. Correvamo per i campi di grano nei ricordi di adesso. Non importa se erano i condomini nati dalla speculazione edilizia e campetti da calcio malmessi ad accogliere i nostri primi anni. Non importa se qualcuno ci rimaneva. Eravamo felici come passeri, sempre pronti al salto dal nido, al volo radente, al viaggio senza ritorno. Successivo era il tempo del padre, della madre, della casa, della neve sui tetti, delle rondini che tornavano a primavera, del balcone con le formiche, della nonna che mi insegnava a lavorare a maglia, e il primo schermo in bianco e nero, senza telecomando, dispensava film già vecchi, dopo Carosello. Era il tempo della verità. Nemmeno tu avresti avuto dubbi sul luminoso futuro che si prospettava. Il corpo che cresceva era un percepito appena, lontano come la vecchiaia. Era il tempo del padre e di un piccolo mondo perfetto, nel cortile anni 60. La poesia successiva è quella che dà il titolo al libro. La mia camera era rossa. Non del rosso di un placido papavero nel sole, non un rosso sangue rappreso, neppure un corallo, bensì di un rosso acceso, iroso, senza nome, un rosso sesso, un rosso arterioso. E la porta stava sempre chiusa a tenere fuori il mondo vero. Si apriva solo per uscire o per gli amici, seduti sulla pelle di vacca a fumare e chi sul divano letto, che raccontava del proprio amore. Poi qualcuno diceva che Marx, che il capitale, canne non di rado, molte ore solitarie a suonare. Erano pochi i fantasmi alla finestra che guardavano da fuori. I fantasmi stavano tutti dentro. Qualcuno che mancava, qualcuno inadeguato, un altro grasso e un altro ancora dalla forma di uccello. Gli ossi di ciliegia si tenevano a lungo in bocca allora, e un poco di libertà si respirava nell'aria, un poco di futuro perfino, un poco di lotta ancora. Grazie. E vai a prendere il chitarrino che alla fine ti facciamo suonare. No, Dai, 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 ci devi fare questo sono regalo, solo dai. i video perché Un così posso fare minuto il di video ogni volta che chitarrino, dai, sbaglio. ce lo devi donare, Ve lo Claudio. faccio vedere, se volete ve lo faccio No, vedere. alla fine, dai, preparati, pensaci. E torno, faccio una carrellata veloce. Allora, Sonia Caporossi, se ci leggi un altro brano significativo o di Assassini Seriali, o del precedente libro, a te la scelta. Io qui ho Assassini Seriali, preso, non so che cosa leggere, C'hai preso sinceramente. gusto. Sì, vorrei Ecco leggere Paola. prima. Scusate, è caduta la linea. Allora, facciamo leggere prima Paolo e poi Facciamo facciamo. leggere Paolo. Dai, Paolo, allora Sì, leggi allora ecco, qualcosa. stavo dicendo, Sì. si tratta di azioni che dovrebbero fare gli uomini. Gli uomini non riescono più a fare, evidentemente. Allora i santi danno l'esempio. Di che azioni si tratta? Per esempio, non far affogare i migranti in mare. Questa è una cosa, secondo me, stiamo assistendo a un nuovo genocidio deliberatamente cercato e voluto. Questa cosa qua personalmente mi lascia veramente L'amaro in bocca, sconvolto. Sì, cioè una cosa che veramente mi crea un grosso senso di colpa. Allora, c'è per esempio San Giuseppe da Copertino, che è il santo che volava,
che salva un migrante che sta affogando. Ecco, questo mi interessava dare questo buon i santi danno questo buon esempio. C'è un altro santo che salva un muratore mentre precipita dalle impalcature. Anche questa è una strage praticamente quotidiana a cui assistiamo e che probabilmente con leggi diverse si potrebbe tranquillamente arginare. Esistono le fatalità, ma esistono anche delle leggi apposite per migliorare la situazione dei morti sul lavoro. Ecco, però Allora, leggi qualcosa, Paolo? sì, leggo una cosa che mi riguarda direttamente, nel senso che io sono un corridore, esco la mattina, corro lungo il mare e poi torno indietro, all'andata ho il sole alle spalle. Quando giro per il mio circuito classico solito, mi trovo il sole sulla faccia in tutte le stagioni dell'anno, c'è cioè questa cosa. E riflettendo, questo sole non è per sempre. E allora mi è venuta questa poesia. Quanto sole ci vuole? Chi sa dirmi la percentuale di sole consigliata, la giusta dose, la carica che porti a sufficienza, contrasti quel lungo buio che minaccia. Quanto sole portare negli occhi e sulla faccia, quanto sole impresso sulla pelle e quanto in tasca e quanto sole necessita in contanti. In dote, in quali dosi, impilato dove, assemblato secondo quali esigenze, quali necessità, quanto sole immagazzinare, quanta provvista potrà bastare, quanto tonnellaggio, in che misurazione, quanto sole portare sulle spalle, di quanto sole verniciare le parole. E quanto mi mancherà un giorno, una notte, di tutto quel sole che non ricorderemo. Ok. Bene. Hai sotto mano anche il santo di Copertino che salva i migranti? No, No, allora quello no. bisogna leggere il libro. Grazie Paolo. Allora, Sonia, allora un altro brano da Assassine Seriali, chi scegli? Che è una, insomma, un'assassina seriale molto particolare, appartenente al periodo della fine dell'Ottocento, che aveva passato una giovinezza in Norvegia, segnata dalla povertà e dalla fame, e che poi, potendo contare su un fisico abbastanza imponente, aveva, insomma, era un po' rigettata dai suoi coetanei, ha subito anche una violenza, rimasta incinta perché da giovane un uomo le diede un calcio sulla pancia, le fece perdere il bambino. Quello segnò il trauma definitivo e da quel momento in poi lei cominciò, insomma, si trasferì negli Stati Uniti, cominciò a sposarsi a ripetizione, uccidendo tutti i suoi mariti, quindi seppellendoli e portandoli. Riscuotendo l'assicurazione ovviamente ogni volta, quindi c'era anche, insomma, questa è la poesia. Nel grembo il mio bambino ridotto a fecaloma. Da quel momento il gemito si trasformò in veleno. Usavo la stricnina, poi lascia. Niente, è saltata Sonia questa volta. Niente. Allora, intanto, Carlo, tu hai un'altra poesia che ci vuoi leggere? L'attesa di Sonia? Sì. Sempre dall'ultima raccolta, Erbe d'esilio. Poi chiedo anche a Valeria di preparare un brano. Carlo? Non eri più tu. Scrutasti il piccione morto della tua scarpa, il suo pensarsi sul ciglio di balconi senza ringhiere. La lancetta prese a sbucciare il medesimo secondo.
E t'avvedesti il tempo fosse null'altro, se non qualità del sentire, menzogna della misura. Ti fu chiaro, non ammettesse più rinvio l'abbraccio della fioritura vasta delle ombre. Non sapesti più dire chi fossi, perché la sedia restasse sospesa in equilibrio su due gambe, dove svanisse l'ardere di carte che ti parve d'essere. O cosa sognasse il braccio appeso alla maniglia? Grazie. Valeria, leggici qualcosa? Stavo cercando perché il libro, la Silloge, non ce l'ho qui con me, nel senso che è in un'altra stanza. E quindi io leggerei semplicemente l'incipit del romanzo. Va bene. Dove c'è una scena e poi si ritorna indietro di un mese, ok? Quindi si comincia con la scena praticamente finale. Correre senza voltarsi indietro, correre nonostante il dolore, era l'impresa più ardua che avesse mai compiuto. Ogni movimento accendeva nel ventre una serie di fitte così acute da percepire il riverbero dentro le ossa, lungo le pieghe del cervello che sembrava tentasse di scappare dal cranio e pulsava e batteva contro la fronte come un lupo rabbioso in una gabbia. Solo un paio di passi, dopodiché l'ombra assassina l'avrebbe raggiunta, penetrando nella pelle con lame scintillante al posto delle dita. Augurò a se stessa una fine rapida, simile a quella che la volpe regala alla lepre, azzannata alla gola, tremante tra le fauci del predatore. Eppure, lo spirito indomito che da sempre la caratterizzava spinse Greta a dar fondo alle ultime energie per distanziare il demone inseguitore. Non ebbe il tempo di felicitarsi del risultato, poiché cadde con un tonfo sul terreno già intriso della pioggia che aveva cominciato a cadere e il mondo si fece tenebra. E poi da lì si va indietro di un mese a vedere tutto ciò che ha portato a questo momento. Quindi, Signore Grazie. dei Giochi, edizioni del Capricorno. Grazie. Bene, allora Maria Laura, ci siete? Eccoci. Ecco, allora dai, Sonia, riprendi la lettura. La ricomincio da capo perché non si è capito nulla. Sì. Belle Gunnes. Nel grembo il mio bambino ridotto a fecaloma. Da quel momento il gemito si trasformò in veleno. Usavo la stricnina, poi l'ascia nel porcile. Facevo scomparire i resti dell'amante di turno che indulgeva nel patema vibrante di un'ansia inconfessata, di gelosia opprimente. La stessa che premeva sul petto le promesse di un matrimonio d'oro con un conto corrente. Ma l'unica insolenza che a torto tollerai fu quella che mi indusse a far terra bruciata. Non sopportavo affatto di essere adorata. L'antica sua violenza era indimenticata. Gli uomini oramai facevano ribrezzo. Allora mi industriai a usare il tritacarne. Volevo solamente l'usata vedovanza, piangendo e riscuotendo dall'assicurazione. Finché poi non scoprirono quel femore per caso e infine tutte le altre carcasse putrescenti, le amletiche presenze dei crani dilavati, le tibie che sbucavano tra l'humus del porcile. Così, sapete come si giunse alla mia fine? Perdetti la mia testa. In senso letterale. Bene. Maria Laura, leggi qualcosa dalla memoria del dolore, haiku e poesia? Leggo quindi la coppietta haiku, breve poesia occidentale Vai, sullo stesso sentimento. Lo spazio bianco che inghiotte le parole, mare lunare. Per quell'addio, io l'ora l'avrei scelta un po' più tarda, un tempo a caso, tra quelli che confinano notturni e stanno aperti, come conflitti in terra di nessuno, porte di templi dove l'ascesi è ancora orizzontale. Grazie. bene, grazie a te. Bene, allora andiamo verso la conclusione. Allora, Claudia,
Vuoi magari anche dire qualcosa del premio che ha visto anche quest'anno, appunto, varie sezioni, molti partecipanti, per cui magari si dai anche qualche dato, perché insomma si caratterizza per essere sia per poesia inedita anche che per libro edito, insomma, una Beh, realtà sempre io... importante, e poi magari se vuoi anche annunciare quelli che sono stati i vincitori, ecco, delle sezioni. Certo, volentieri. Apro però la rosa dei vincitori, ecco un attimo, eccomi qua perché non ce l'avevo pronta a schermo. Allora, noi avevamo cinque sezioni: poesia edita, poesia inedita, videopoesia, fotografia in bianco e nero e prosa. Per la poesia edita abbiamo ricevuto 109 libri, e la vincitrice della sezione è Silvia Patrizio con Smentire il Bianco, Arcipelago Itaca Edizioni, che credo sia alla sua opera prima. Secondo Stefano Massari con Macchine del Diluvio, MC Edizioni, terzo Cristian Sinico con Ballate di Lago, Stadonzelli. Vabbè, non ve li sto a dire tutti. Ah, ecco, Questo invece sia la... per le altre sezioni. Per le altre sezioni vi dico solo i vincitori. Allora, poesia inedita, abbiamo avuto 212 opere. Tra l'altro, qui collegati ci sono i giurati, perché tu, Massimo e Carlo eravate nella giuria degli editi, Paolo, Sonia e Maria Laura nella giuria degli inediti, Valeria, tu eri nella giuria La della prosa. prosa, sì, quindi abbiamo una buona rappresentanza. Allora, Ecco, dicevo... vincitore, sì. Per quanto riguarda le 212 opere pervenute in valutazione per l'inedita, l'opera vincitrice è Consolazione di Guido Cupani. Poi passiamo alla videopoesia. Il video vincitore è Nei minuti di una pubblicità, poesia di Cristian Sinico da Ballate di Lagosta, che è lo stesso libro che poi si è classificato terzo nella poesia edita, video di Gabriele Nugara. Poi abbiamo per la fotografia bianco e nero vince la fotografia Going Gone di Filippa Armstrong. Per la prosa inedita vince Nadir di Lidia Marsili. E qui abbiamo avuto un po' meno partecipazione, ma perché insomma, diciamo, la nostra vocazione è sempre stata quella per la poesia, quindi chiaramente essendoci allargati ad altri ambiti, per adesso non siamo tanto conosciuti e quindi probabilmente questa è la C'è causa. stata Ecco. Però presumo... un'ottima Premio, adesione sì, premio nell'insieme. biennale, quindi presumo che fra 2 anni, in cui sarà circolata di poesia, Un'ottima, no, avremo più certo. adesione. Sì. Bene, allora, non hai il chitarrino da farci No, non vedere? l'ho preso, no. Lei è anche Claudia Gerò, un'ottima suonatrice di. No, ottima, no, sto studiando da 1 anno uno strumento andino che si chiama charango, è uno strumento a corde, a 10 corde. Sud America e l'America Latina sono sempre stati nel mio cuore, ho sempre avuto la passione per questo tipo di musica e sull'orlo dei 60 anni ho cominciato a suonare, ho cominciato un'impresa che richiede almeno 10 anni di impegno per riuscire a dare veramente buoni frutti. Bene, So, bene. questo connota la mia pazzia totale, È comunque vabbè. un vero vulcano, come diceva Paolo. Ecco, allora, bene, allora, come associazione Rosmini, saluto e ringrazio anche a nome del presidente Claudio Tugnoli, ringrazio Claudia Zironi, Paolo Polvani, Carlo Giacobbi, Valeria Bianchi Mian, Maria Laura Valente, Sonia Caporossi. E anche coloro che poi ascolteranno appunto questa registrazione saranno con noi, gli altri collaboratori di Versante Ripidi, i nostri lettori, gli autori affezionati comunque a questa importante realtà, appunto fondata vari anni fa da Paolo Polvani, Claudio Gironi, Manuela Rambaldi. Ringrazio appunto i presenti in sala e chi ci ha seguito in Zoom, e diamo appuntamento appunto alle prossime, insomma, edizioni di La poesia così inutile, così necessaria. Un saluto e un grazie a tutti gli intervenuti. Ciao a tutti, grazie. Grazie a te. Grazie.